Ciao e benvenuto a questo nuovo appuntamento. Oggi insieme parleremo di Money Blog e in particolare parleremo di uno strumento potentissimo per chiunque ha un blog o Money Blog, che appunto, come avrei capito dal titolo, è Google AdSense. Google AdSense, per chi non lo conosce, è il programma per i publisher di Google e quindi che consente fondamentalmente a chiunque ha un blog o un sito web di far apparire il proprio banner all'interno del proprio sito e quindi di generare delle entrate monetarie appunto con i propri contenuti, con le proprie visualizzazioni. Entriamo subito nel merito perché in questo appuntamento vorremmo starvi alcuni aspetti, alcuni diciamo anche pregiudizi che stanno dietro all'utilizzo di Google AdSense e alcune funzioni che possiamo utilizzare, alcune logiche che possiamo utilizzare per inserirlo all'interno del nostro progetto digitale. Andiamo con le slide che cercherò di condividervi. Vediamo, voilà, eccoci qui. Come dicevo, oggetto di questo appuntamento sono i money blog e in particolare la possibilità di monetizzare con Google AdSense. Aggiungiamo un altro piccolo tassello. Google ha due strumenti, tra gli altri, che fornisce a chiunque si occupi di marketing o di digital marketing, che sono Google Ads da una parte, che è quello strumento con cui si può fare pubblicità, quindi si creano le campagne pubblicitarie e si investe in advertising, e dall'altra parte c'è Google AdSense, ovvero potremmo dire l'altra faccia della medaglia che ci consente appunto di far apparire determinate pubblicità sui nostri siti e quindi di guadagnare dai click che gli utenti faranno sui nostri siti web, sui banner all'interno dei nostri siti web. In particolare, in questo appuntamento mi piacerebbe rispondere alla domanda come sfruttare Google AdSense per aumentare le entrate del tuo blog. Qua sottolineo la parola aumentare perché, come vedremo, Google AdSense non è uno strumento esclusivo, quindi che elimina altre forme di monetizzazione, ma che ha più senso integrare all'interno di una strategia più complessa e più organica. Mi presento brevemente perché immagino che vi state chiedendo: ma chi sei tu per poter parlare di Google AdSense e per poterci raccontare determinate strategie? Io sono Emanuele Amodeo e sono il presidente di Marketers Accelerator, società che si occupa di sviluppo di business digitali. E in realtà AdSense e i Money Blog sono una passione e oggi anche un lavoro che porto avanti da più di 10 anni. Dal 2012 mi occupo di Money Blog, affiliazioni, monetizzazioni con i banner e nonostante poi la mia professione principale sia diventata un'altra, continuo a gestire diversi Money Blog, lo faccio anche con dei colleghi, utilizzo AdSense e lo faccio con ottimi risultati. Tra l'altro, buona parte dei miei successi sono legati anche a V-Hosting e al lavoro che abbiamo fatto insieme, quindi mi faceva piacere esserci e vorrei anche raccontarvi un po' che la mia esperienza, appunto, e metterla a vostra disposizione. Partiamo questo ragionamento che facciamo insieme da una domanda che sento ripetere in realtà credo dal 2014 o dal 2015. AdSense è morto? Più che una domanda, questa spesso è stata vista come un'affermazione. Ovvero che nell'ambiente sia della SEO che dei money blog in generale o del marketing, ogni anno viene fuori la storia che i banner sono una cosa vecchia, sono una cosa obsoleta, non funzionano più, non si guadagna più con i banner pubblicitari, bisogna passare alle affiliazioni e altri tipi di monetizzazione. In realtà io sono convinto che questa affermazione o questa domanda comunque non sia posta nel modo corretto, non sia una risposta corretta. Da una parte perché la mia esperienza mi dice che continuo a lavorare con AdSense con ottimi risultati, e dall'altra perché sono convinto che alla base, diciamo, di questa storia che va avanti appunto dal 2012, in cui ogni anno si consacra la morte di Google AdSense e il passaggio a nuove forme di monetizzazione, ci siano fondamentalmente un grande pregiudizio. Ovvero, cioè, AdSense non è morto, la verità è che appunto, AdSense funziona e continua a esistere. Semplicemente ha cambiato pelle e continua a cambiare pelle, e quindi dobbiamo sapere e conoscere questo cambiamento di pelle per poter appunto sfruttarlo e massimizzare le entrate del nostro progetto editoriale, del nostro blog. Quindi, per andare avanti nel nostro ragionamento, dobbiamo rispondere a una domanda che sta prima, ovvero perché continuiamo a dichiarare la morte di AdSense? Probabilmente in questa dichiarazione ci sono delle informazioni utili che possiamo, diciamo, trasformare e utilizzare a nostro vantaggio per la nostra strategia di monetizzazione. Secondo me, appunto, la risposta a questa domanda è perché ci sono tre pregiudizi fondamentali che si sono generati nel tempo per diversi motivi che vanno sfatati per appunto poter costruire quel terreno sul quale edificare la propria strategia. Pregiudizio numero uno.
i banner AdSense infastidiscono gli utenti che quindi abbandonano il sito. Questa è appunto una storia che va avanti da più di 10 anni. Se sei appunto uno che si occupa di marketing, comunicazione digitale, se hai dei blog, probabilmente anche tu hai la sensazione di essere infastidito quando guardi un sito con eccessivi banner o dove i banner pubblicitari sono troppo invasivi. La verità d'altra parte è che tutti noi continuiamo a navigare in siti pieni di banner, e fondamentalmente se abbiamo bisogno di quel contenuto, se troviamo un reale valore, non ci ferma il banner pubblicitario o non ci crea nessun fastidio. Anzi, siamo diventati talmente abili nel distinguere i banner dal resto del contenuto che fondamentalmente se diciamo il contenuto è ciò che ci interessa, il nostro occhio in automatico riesce a focalizzare l'attenzione su quelli che sono appunto le parti della pagina che più ci interessano. Queste, tra l'altro, sono le statistiche dell'utilizzo di AdBlock nel tempo, ovvero di quello strumento che sicuramente avrete visto online che blocca i banner, l'accesso a un sito quando si bloccano dei banner. E a un certo punto nel mondo del digital marketing c'era questo grande clamore sull'AdBlock, i banner bloccati, non visualizziamo più i banner pubblicitari. In realtà questo è un qualcosa che ha avuto una sua exploit fino al 2017, poi come mostrano i dati la situazione è abbastanza stabile e quindi in realtà non c'è una vera crescita dell'utilizzo di questo strumento, a dimostrazione che quello appunto è del fastidio degli utenti con i banner che abbandonano il sito è un pregiudizio infondato. Tra l'altro esistono nuove soluzioni che sono state trovate, qua siamo sulla pagina di aranzulla.it, che appunto se hai l'AdBlock attivo ti invita a disattivarlo per poter fruire i suoi contenuti. Questa è una tecnica molto semplice che viene utilizzata ormai da tempo e che in realtà poi ha portato diversi utenti a non utilizzare più AdBlock o comunque a sbloccarlo per quei siti in cui viene richiesto. Quindi ancora una volta quel pregiudizio numero uno è un pregiudizio e come tale va preso. Pregiudizio numero due: con Google AdSense si guadagnano solo pochi centesimi. Questo è un pregiudizio che deriva dal fatto che all'inizio, quindi più di 10 anni fa, 15-20 anni fa, quando ancora la internet era un luogo abbastanza vergine, sicuramente i guadagni con AdSense erano sproporzionati rispetto a quello che possiamo vedere oggi o comunque rispetto ad altre forme di monetizzazione. Però non è assolutamente vero che si guadagnino pochi centesimi. Se andiamo a vedere le revenue che Google tira fuori dall'advertising online, che ovviamente corrispondono all'utilizzo sia di Google Ads ma anche di Google AdSense, vediamo che comunque è un trend costante in crescita e che anche l'investimento pubblicitario su Google Ads e quindi le entrate dei publisher su Google Ads sono in continua crescita. Questo è un dato ed è un trend e quindi ci dimostra ancora una volta che quello dei pochi centesimi è un pregiudizio. Certo, è vero che è sempre più difficile, è vero che è richiesta sempre maggiore qualità a discapito della quantità di contenuti o appunto di format che andiamo a pubblicare, ma questo non significa che AdSense è una soluzione di monetizzazione da scartare. Anzi, ancora una volta, se andiamo a vedere le statistiche di utilizzo di Google AdSense in questo caso dal 2003 ad oggi, al 2021, vediamo come il trend di utilizzo di Google AdSense è in continua crescita. Ci sono delle piccole variazioni, delle interruzioni, ma questo dimostra che maggiore l'utilizzo, sicuramente c'è ciccia da spremere, nel senso il budget e il denaro gira su questa piattaforma e chi la utilizza sa che questa piattaforma gira denaro e può sfruttarla a proprio vantaggio per monetizzare il proprio blog. Andiamo ancora avanti però nel ragionamento, andando al terzo pregiudizio, che forse è quello più forte, perché poi è ciò che è quello che ci ferma dall'utilizzare questo strumento di monetizzazione all'interno della nostra strategia. Il pregiudizio dice che è impossibile sostenere un sito con le entrate generate da Google AdSense. Ora, questo pregiudizio potremmo dire che è vero se prendiamo l'affermazione alla lettera, cioè se noi vogliamo utilizzare esclusivamente Google AdSense per mantenere o per scalare un business o un blog o un money blog, probabilmente sarà complicato farlo esclusivamente con Google AdSense.
D'altra parte non c'è nulla che ci vieta, anzi è ciò che appunto io invito a fare, a utilizzare AdSense accanto ad altri strumenti di monetizzazione, esempio le affiliazioni, esempio dei prodotti digitali o altre forme come anche delle offrire dei servizi all'interno del proprio blog che insieme a Google AdSense vanno poi a creare l'intero delle revenue che possiamo generare da un progetto come un blog o un money blog. Per dimostrare questo ho portato qui alcuni esempi di siti che appunto utilizzano Google Ads come fonte di monetizzazione e che ci danno anche, potremmo dire, un'ulteriore prova di quello che stiamo dicendo fino adesso, ovvero del fatto che quei pregiudizi non sono veri e che i ragionamenti che dobbiamo fare sono ben diversi. Questa slide è il sito, potremmo chiamarlo il blog, di Digital Photography School, di Darren Rose, che tra l'altro è uno dei più grandi esperti, considerato uno dei più grandi esperti in ambito di comunicazione digitale, con alcune competenze specifiche. Lui è il fondatore di ProBlogger.net e questo suo progetto editoriale continua ormai da diversi anni a monetizzare Google AdSense, a utilizzarlo in maniera discreta e non invasiva, quindi andando un po' a sfatare quel pregiudizio che dicevamo prima, ed è una dimostrazione che anche chi ha sviluppato altri tipi di business o chi si muove in direzioni diverse continua a utilizzare Google AdSense per monetizzare alcuni progetti editoriali. E questo ne è un esempio. Tra l'altro andatevelo a vedere perché secondo me è davvero ben costruito proprio nella forma in cui vengono inserite le inserzioni pubblicitarie e le campagne all'interno del proprio blog. Altro esempio che vi ho portato è quello di Mamma Felice di Barbara Damiano, che è un progetto editoriale che anche questo va avanti ormai da un po' di anni e che ha fatto di AdSense la sua forma di monetizzazione principale. Non ho un dato, diciamo, specifico o determinato sulle entrate generate da questo sito, perché non è possibile farlo, ma da dati di un paio di anni fa abbastanza attendibili dovremmo essere sull'ordine delle qualche migliaia di euro generate esclusivamente da Google AdSense. Il che fa capire che comunque all'interno magari di un progetto editoriale dove inseriamo delle banner di alta tipologia, qua vediamo per esempio un banner che sicuramente non è di AdSense, che è questo Renault Capture che sta attorno al blog, o affiliazioni come si possono trovare all'interno di questo del progetto Mamma Felice, AdSense rimane comunque uno strumento fondamentale per la sostenibilità di questo blog. Il punto quindi non è tanto utilizzarlo o meno, ma appunto il modo in cui lo andiamo a utilizzare all'interno del nostro progetto. Ho preparato, diciamo, degli spunti che secondo me possono essere interessanti per capire anche in che direzione si vuole andare nell'utilizzo di Google AdSense come strumento. Terzo esempio, che è un po' l'esempio classico che viene fuori in tutte queste occasioni quando si parla di money blog, di progetti editoriali da monetizzare online, nel panorama soprattutto italiano, è il buon aranzulla.it, progetto editoriale di Salvatore Aranzulla, che tra l'altro un amico, abbiamo avuto anche ospite al nostro evento al Marketers World. Salvatore utilizza Google AdSense praticamente da sempre, da quando è nato il progetto, sono veramente ormai tanti anni. Associa come forma di monetizzazione Google AdSense ad altre forme, come per esempio il native advertising, piuttosto che le affiliazioni sia di Amazon che di altri network, ma nonostante questo continua a utilizzare Google AdSense, e questo appunto è una dimostrazione che se il top publisher, perché probabilmente è tra i privati, chiamiamo così, è il top publisher che abbiamo in Italia, un progetto che genera sicuramente più di 1 milione di euro l'anno di fatturato, tra appunto tutto il pacchetto di pubblicità online, quello di Aranzulla è un progetto straordinario che ci dà proprio un esempio concreto di che cosa significa lavorare in questo senso. Qua siamo un po' oltre il money blog perché abbiamo un vero e proprio progetto editoriale, però sicuramente AdSense è una dei canali, delle fonti di monetizzazione principale che è nato con aranzulla.it e che rimane in aranzulla.it. Quello di Aranzulla.it è anche, diciamo, un caso studio che secondo me possiamo prendere ad esempio per fare dei passi avanti in questo ragionamento sull'utilizzo di Google AdSense. Perché? Perché spesso chi si approccia al money blogging, chi vuole monetizzare il proprio blog e pensa appunto al progetto di Aranzulla, lo vede come un qualcosa di arrivabile. C'è lui lì, sul pizzo della montagna, e tutti gli altri publisher del mondo, o comunque blogger, creatori di contenuti, che vogliono fare un progetto di questo tipo, stanno sotto. E l'idea comune che si è generata è quella che, diciamo,
Aranzulla sia un qualcosa di inarrivabile, per un milione di motivi, perché è cominciato prima di tutti, perché lo ha fatto in un momento storico diverso, perché lo fa con un argomento che gli ha permesso di arrivare a quel punto, o ancora perché ha trovato dei partner che pian piano l'hanno fatto crescere nel tempo fino ad arrivare a conquistare una posizione di mercato che oggi è assolutamente inarrivabile e che ci fa vedere il suo progetto editoriale come qualcosa di irrealizzabile. Non sono convinto di questo, cioè sicuramente stiamo parlando del top del settore, quindi di qualcosa che è veramente l'eccellenza, che ha dietro un team strutturato, un know-how di competenze in tutti i campi, dalla SEO alla programmazione e progettazione dei siti web, fino alle strategie di monetizzazione, avanzatissimo, probabilmente il numero uno sotto tutti i punti di vista. Questo però non significa che non possiamo trovare il nostro spazio nel mercato, anche in delle nicchie o in dei settori che già sono occupate da, per esempio dal sito di Aranzulla stesso. Dobbiamo capire come farlo, dobbiamo capire quale partita ci vogliamo giocare nei suoi confronti e agire di conseguenza. Diciamo che l'immagine potrebbe essere questa, è come se Salvatore fosse Aranzulla.it, il campione del pentathlon, dove nei cinque sport che abbiamo all'interno della nostra competizione, lui eccelle in tutti gli sport, e se prendiamo il punteggio totale ci rendiamo conto che per noi è impossibile diventare degli esperti e i numeri uno in ogni sport dove già Salvatore lo è. D'altra parte però nulla ci vieta di concentrarci su uno dei cinque sport, allenarci solo su quello, e allora proprio perché siamo più specifici, più allenati e più dedicati a una singola attività, riuscire a competere con lui su quel singolo settore. E questa secondo me è un'indicazione interessante, perché oltre a giustificare ancora una volta il lavoro che possiamo fare con Google AdSense, apre anche alla possibilità di ragionare su delle nicchie di mercato che si possono aggredire con dei money blog, e quindi trovare delle spazi dove monetizzare i propri contenuti con delle strategie efficaci e quindi di successo. Quello di cui vi sto parlando appunto è quello che ho definito in questa slide i limiti e opportunità di Aranzulla, che dobbiamo conoscere per ancora una volta impostare la nostra strategia. Il primo limite opportunità è il fatto che il sito Aranzulla.it non lavora su una nicchia specifica, o meglio lo fa, che è quella della tecnologia, ma che oggi è impossibile definire nicchia, perché fa rientrare sotto di te decine di altre nicchie e centinaia di altre micro nicchie. Quindi il fatto di essere un sito che lavora su tutto, come dicevo prima, ci permette di poter competere con lui e eccellere magari soltanto in una parte, ma adesso lo vedremo. Il secondo limite opportunità è appunto la SEO, quindi tutto quel lavoro che riguarda l'ottimizzazione per i motori di ricerca, che in quanto progetto editoriale di una certa portata in un sito come Aranzulla è più macchinoso, è più difficoltoso e probabilmente implica un lavoro, potremmo dire, sproporzionato in termini di tempo rispetto a quello che si può fare andando a lavorare su una micro nicchia specifica, e quindi andando a sviluppare un progetto che miri a essere eccellente in una parte più piccola di mercato. Il terzo limite è quello della community. Non esiste una vera e propria community Aranzulla, anche se poi ormai un po' tutta l'Italia che sta imparando, ha imparato negli ultimi anni la tecnologia, conosce ed è figlia di Aranzulla, ma il fatto di spostarsi su vari argomenti ed essere quindi un blog abbastanza generalista non permette la costruzione di una vera community e quindi di un'appartenenza al brand, cosa che possiamo sfruttare invece se andiamo a lavorare con una micro nicchia o una nicchia specifica, dove poi appunto monetizzare con tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Quindi il nostro ragionamento come possiamo portarlo avanti? Come possiamo pensare di scalare quella montagna che vedevamo prima e che appunto sembrava irraggiungibile perché troppo alta, troppo complicata, troppo grossa per quello che abbiamo noi a nostra disposizione? Possiamo andare a capire quali sono le micro nicchie che utilizza Salvatore Aranzulla e magari trovare sia spunto per costruire un progetto editoriale nostro che competa su quella micro nicchia, oppure semplicemente per andare a vedere come lavora un competitor e provare a fare meglio di lui. Qua in particolare io ho riportato questo screenshot che ritrovate sul sito di Aranzulla nella barra laterale, se guardate da desktop, dove alla fine sono raccolte semplicemente tutte le micro nicchie che lui sta, in cui lui lavora, di cui il sito si occupa, e che, come dicevo prima, se prese singolarmente diventano un avversario con cui ci possiamo giocare la partita. Se invece le guardiamo tutte insieme e pensiamo di voler fare un progetto editoriale che competa con Aranzulla.it a 360 gradi, diventa un progetto mastodontico, non impossibile, ancora una volta, ma sicuramente molto più difficile, molto più ripido da scalare
rispetto appunto a una nicchia specifica. Andando avanti ancora, altre categorie che ho preso sempre dal blog di Aranzulla, esempio, applicazioni popolari, o anzi ancora meglio cellulari, abbiamo chiamate anonime, modelli cellulari, numero di cellulare, SIM, SMS, spiare cellulari. Sono tutti questi degli argomenti all'interno della nicchia cellulari che permetterebbero, per chi magari vuole lanciare un nuovo progetto editoriale o chi ce l'ha già, di andare a strutturare un monoblog che prende in considerazione soltanto quello specifico aspetto o questa specifica nicchia e che vada a competere appunto perché può dare eccellenza, può dedicare più tempo a quegli argomenti, può scrivere dei post blog che sono più completi, può dare più informazioni e magari può creare anche un brand che si è riferito soltanto alla micronicchia cellulari e che quindi vada poi a costituire una community attorno a quel brand stesso che sappiamo avere un, diciamo, generare un senso di appartenenza molto forte e quindi anche in termini di engagement, di conversioni, ma anche banalmente di esperienza del nostro brand e quindi poi di click e conversioni sulle nostre fonti di monetizzazione molto più alta. Quindi, tips breve, studiarsi le nicchie di Ranzulla per trovare delle idee, oppure se lavoriamo nello stesso settore, provare a competere con lui studiando il nostro competitor principale, che probabilmente è lui se parliamo di tecnologia, per fare di meglio e quindi differenziarci e emergere rispetto al suo contenuto. Ancora una volta, micronicchie di Aranzulla, qua ne abbiamo trovate altre tirate fuori, nel caso della telefonia in questo caso, e abbiamo ADSL, Iliad, Infostrada. Queste sono sia argomenti all'interno della nicchia, ma anche delle keyword che andrebbero studiate in un progetto editoriale e che probabilmente, pensate anche all'interno di un progetto in cui vogliamo monetizzare con Google AdSense, ci danno delle micronicchie interessanti dove c'è valore e dove l'utilizzo di Google AdSense può avere senso perché stiamo andando a lavorare in nicchie dove inserzionisti investono denaro e quindi a nostra volta noi publisher possiamo andare a prenderci la nostra fetta di budget. Domanda, per fare un ulteriore step insieme, quali opportunità possiamo sfruttare grazie a Google AdSense? È ovvio che con Google AdSense, diciamo, è un canale di monetizzazione e quindi è da lì che partiamo, ma in realtà probabilmente è uno strumento che può darci anche altro e che, ripeto, all'interno di una strategia più complessa offre di più di quello che sembra in una prima apparenza. In particolare, io ho individuato tre aspetti dove Google AdSense, secondo me, diventa fondamentale e ci può dare una mano per aumentare l'entrata del nostro money blog, che era un po' l'obiettivo che ci siamo dati all'inizio di questo appuntamento. Punto numero uno, il guadagno extra. Abbiamo detto, AdSense è una fonte di monetizzazione, aumentiamo le entrate accanto ad altre forme di monetizzazione. Punto numero due, espandere la nicchia. Adesso vedremo di cosa significa. E punto numero tre, individuare nuove opportunità affiliate. Altro punto, secondo me, fondamentale è che probabilmente è quello meno conosciuto, ma che ha più forza nell'utilizzo di uno strumento come questo. Andiamo con ordine, però. Guadagno extra. Google AdSense, lo ripetiamo, non è un'alternativa alle affiliazioni o ai prodotti digitali, ma è qualcosa che ci permette di monetizzare il nostro progetto accanto ad altre forme di monetizzazione. Questo cosa significa? Che in una pagina cacciamo prodotto, affiliazione, banner AdSense? No. Significa che all'interno del nostro money blog possiamo differenziare tra pagine, articoli, categorie, quelle che sono più adatte ad essere monetizzate con delle affiliazioni. E quindi magari perché rispondono a delle keyword di ricerca specifiche che hanno un'intenzione di acquisto di un certo tipo e quindi possiamo lavorare in quelle pagine con affiliazione. Altre pagine saranno dedicate ai nostri prodotti, se magari abbiamo un prodotto digitale o un servizio che offriamo all'interno del nostro blog. Altre pagine ancora solitamente vengono utilizzate esclusivamente per generare traffico da poi portare nelle pagine che convertono. In questo caso questo traffico può essere utilizzato per monetizzare e per portare un guadagno extra con Google AdSense. Quindi, prima funzione per cui secondo me oggi Google AdSense rimane uno strumento importante per generare revenue nel proprio money blog è appunto quello del guadagno extra. Secondo punto è espandere la nicchia, monetizzare argomenti che non generano altre conversioni, per esempio con le affiliazioni. Cosa significa questo? Quando voi, se lo avete già, magari avete avuto questa esperienza, o comunque quando create il vostro money blog e scegliete i confini della nicchia in cui volete operare, per esempio quella della telefonia, sicuramente ragionerete per rimanere all'interno di dei confini che vi permettono di monetizzare o con le affiliazioni o col vostro prodotto.
Questo è sì un vantaggio perché quando si lavora con una nicchia specifica, come dicevamo prima, si è più specifici, si lavora meglio, si può dare maggiore qualità. Però a volte non espandiamo la nostra nicchia, non esaminiamo delle aree che potrebbero essere interessanti perché non troviamo una forma di monetizzazione adeguata a quell'area lì. Ecco, AdSense in questi casi è uno strumento interessantissimo perché possiamo generare contenuti per quelle che altrimenti non avremmo mai prodotto perché non generano monetizzazione con le affiliazioni, possiamo inserire in quelle pagine, in quegli articoli, i nostri banner di AdSense e quindi generare un'entrata extra, ancora una volta, in luoghi diversi da nicchia per il nostro money blog. Quindi, ancora una volta, accanto alle affiliazioni, accanto ad altre forme di monetizzazione, ma anche grazie a diciamo, un'estensione dei confini della nicchia che abbiamo scelto per il nostro money blog o per il nostro progetto editoriale. Terzo punto, come dicevo prima, quello probabilmente più interessante, meno conosciuto, ma con potenzialità più ampie, è quello di utilizzare Google AdSense per individuare nuove opportunità di monetizzazione con le affiliazioni. Il concetto è davvero semplice. Analizzare i banner AdSense che appaiono sul nostro blog per vedere quali inserzionisti ci hanno targetizzato, quindi quali pubblicità effettivamente vengono viste sui nostri articoli, e poi andare a cercare se esistono dei prodotti in affiliazione relativi a quelle pubblicità lì, a quei banner pubblicitari lì, da inserire all'interno del nostro blog. Perché ovviamente magari poi sostituendo il banner con l'affiliazione su un articolo specifico, riusciamo a vedere che quell'affiliazione genera molto più che un banner pubblicitario. Perché questo? Diciamo che per comprendere bene questa potenzialità dobbiamo ripercorrere quello che dicevamo prima, ovvero da una parte ci sono gli inserzionisti, cioè coloro che creano le pubblicità, creano i classici banner pubblicitari, chi si occupa di marketing, Google Ads, crea una campagna, investe del budget, in modo che le sue pubblicità vengano visualizzate all'interno di altri siti, appunto siti, se utilizziamo Google Ads, del circuito di Google AdSense. Quindi su Google AdSense tutti i blog che utilizzano Google AdSense mettono a disposizione i propri spazi pubblicitari e attraverso un algoritmo, targetizzazione, tutte le funzioni che conosciamo di diciamo, pubblicità attraverso Google Ads, quelle pubblicità vengono inserite nei luoghi più adatti o più in target o comunque dove si genera la maggior parte di conversioni. Quindi se noi sfruttiamo questo processo andando in maniera inversa, quindi partendo dalla fine, possiamo dire che se io inserisco i banner AdSense su una pagina specifica e mi rendo conto che in quella pagina vengo targetizzato da pubblicità specifiche perché quel contenuto è interessante per quell'azienda, per quel brand, per quel prodotto, posso andare a vedere se esistono dei programmi di affiliazione che mi permettono di lavorare solo con quel prodotto e quindi andarmi a concentrare su diciamo, dei canali di monetizzazione e quindi delle affiliazioni che prima non avrei mai immaginato. Questo lo possiamo fare in realtà in due modi. Uno è quello che ho appena detto, cioè semplicemente navigare il nostro blog e cercare di capire quali pubblicità effettivamente Google rilascia sul nostro sito web, ma possiamo anche poi farlo dall'interno del pannello di Google AdSense che ci mostra tutte le creatività che Google mostra sui nostri siti web. Quindi possiamo fare una ricerca proprio dall'interno del nostro pannello amministrazione di Google AdSense, scovare quali sono queste inserzioni che più spesso vediamo sul nostro sito e capire se all'interno di questi contenuti, queste pubblicità, possiamo trovare dei banner AdSense a cui corrispondono dei programmi di affiliazione. Quando è che questo diventa massimamente potente? Soprattutto quando scoviamo dei programmi di affiliazione di prodotti che hanno un abbonamento, quindi che sono recurring nel tempo. Perché? Perché mentre con un banner AdSense generiamo un click, quindi abbiamo un guadagno, ma poi ci perdiamo tutti i rinnovi nel caso in cui quell'utente che ha visto già acquisti quel servizio in abbonamento. Se invece utilizziamo un'affiliazione, intercettiamo quel traffico, generiamo un'entrata perché generiamo una conversione, ma poi nel tempo avremo un'entrata recurring perché appunto stiamo lavorando con un'affiliazione che ci dà ogni mese o ogni tot di tempo una percentuale su quello che generiamo, anche se non viene più da noi dopo che abbiamo generato il primo iscritto. Quindi tutta questa strategia per analizzare inserzioni, scoprire nuove opportunità funziona sempre, ma ancora di più se riusciamo a trovare poi delle affiliazioni che appunto hanno un programma recurring o in abbonamento. Ulteriore step, fino adesso quindi abbiamo visto un po' sfatato, anzi, dei pregiudizi che ci sono sull'utilizzo di Google AdSense, siamo andati a vedere anche quali sono le opportunità che questo ci offre per monetizzare il nostro blog, abbiamo detto non soltanto un guadagno extra, ma
ma anche la possibilità di, da una parte, espandere la nicchia, dall'altra, di trovare nuove opportunità per monetizzare il nostro blog con le affiliazioni. E adesso invece passiamo a tre indicazioni di base per iniziare a monetizzare con Google AdSense. Quando ho lasciato, diciamo, un po' da parte quelle che sono le basi, cioè non starò qui a dirvi iscriviti al Google AdSense, entra sul sito, inserisci i tuoi dati, perché insomma questo è qualcosa che basta seguire la guida ufficiale che si trova sul sito di Google AdSense, si fa anche abbastanza facilmente. Più che altro mi sono concentrato in questi tre punti a trovare quelle, potremmo dire, quei tre pilastri, quelle tre condizioni che secondo me determinano veramente il successo di un money blog con una strategia di monetizzazione di Google AdSense. È ciò che secondo me appunto può fare la differenza. Il primo punto è questo: no auto ads, ma personalizzazione. Recentemente, adesso non ricordo quale, credo circa un anno fa, Google ha introdotto, Google AdSense, la possibilità di far gestire a Google stesso l'inserimento dei banner sul sito, con la cosiddetta funzione Auto Ads. Google ce la vende un po' dicendo che il suo algoritmo super intelligente capirà qual è il luogo migliore, la posizione migliore, la grandezza migliore dei nostri banner, e quindi, un po' per semplificarci la vita, ci invita a installare questa funzione sul nostro sito e a lasciare che sia Google stesso a gestire il posizionamento dei banner piuttosto che la scelta delle categorie dei banner stessi. Io sconsiglio questa soluzione perché secondo me è una di quelle che poi porterà sempre più nel tempo a dare forza a quei pregiudizi che avevamo all'inizio, soprattutto al pregiudizio del si guadagnano pochi centesimi, ma di puntare sulla personalizzazione. Se pensiamo un po' a tutto quello che ho detto fino a questo momento, diventa quasi una conseguenza diciamo naturale, cioè personalizzare le singole pagine, i singoli post, i singoli banner in base a tutta la strategia generale che abbiamo fatto. Quindi se abbiamo delle affiliazioni alla struttura del nostro post, all'analisi del traffico che abbiamo generato sul nostro sito. La cosa importante è che dobbiamo dimenticarci questa funzione, ragionare da growth hacker in questi casi in maniera seria, analizzare i dati e lavorare con ogni singola pagina e con ogni singolo post come se fosse un contenuto a sé stante e completamente stregolato dagli altri. Questo perché? Questo perché magari un articolo di un certo tipo in cui il banner è messo dopo il primo paragrafo performerà 100, mentre un post che appare assolutamente simile ma di un altro argomento performerà meglio se quel banner lo sposteremo due paragrafi più in basso. Quindi non ha senso ragionare sugli standard, ma ancora meno ha senso ragionare dando la possibilità a un algoritmo di ottimizzare il proprio posizionamento dei banner o la scelta della categoria. A maggior ragione questo è vero da quando Google ha introdotto i Core Vitals e quindi tutte quelle, diciamo, parametri che sono fondamentali per il posizionamento sui motori di ricerca, che guardano mettono, diciamo, in primo piano l'esperienza utente e quindi il layout del sito, come si comporta il sito quando un utente lo naviga. Non entriamo qui nel tecnico, ma ciò che conta è che se lasciamo che una macchina possa metterci un banner da una parte, levarne uno improvvisamente da un'altra, l'esperienza di un utente non sarà mai un'esperienza che Google apprezza e che neanche l'utente quindi avrà apprezzato precedentemente. Ancora una volta, un ulteriore motivo per lavorare con la personalizzazione, quindi singolarmente, dico io, per ogni singolo post e non con auto ads. Quindi poi all'interno di Google AdSense questo è un parametro dei, per esempio, delle tipologie di contenuti che ci sono, gli annunci display, scusate, di creatività, annunci display, annunci in feed, annunci in article, contenuti corrispondenti. Sono tutte tipologie di unità pubblicitarie che noi possiamo testare, possiamo inserire, togliere, e quindi lasciare che Google da solo organizzi tutto questo contenuto è quantomeno qualcosa di prematuro oggi. Probabilmente nel tempo arriveremo, nel giro di qualche anno, la sparo lì, 2025, non lo so, ad avere un algoritmo talmente perfetto, talmente performante, da essere meglio di quello che possiamo fare noi con la personalizzazione, diciamo, manuale. In più, in realtà gli annunci automatici permettono di regolare ad oggi un minimo dei parametri, ma non sono abbastanza per quello che appunto è un obiettivo serio che non cade in quei pregiudizi che abbiamo visto prima. Quindi via auto ads, via modelli standard che ripetiamo su tutto il sito, ma personalizzazione. Questo punto mi porta immediatamente al successivo, al punto numero 2, test con Google Optimize.
Chi fa digital marketing magari è super abituato a fare test, landing page, advertising, sono tutte cose che appunto i famosi A/B test rientrano in maniera prepotente, però spesso ci dimentichiamo che possiamo testare anche tutto quello che facciamo in relazione a Google AdSense e in particolare lo possiamo fare con Google Optimize. Google Optimize è uno strumento gratuito messo a disposizione sempre da Google che ha tantissime funzioni, ma che di base quello che permette è di fare degli A/B test, quindi di creare due versioni di una stessa pagina o di uno stesso articolo e vedere in base a un obiettivo che noi abbiamo preimpostato quale delle due alternative funziona meglio. La cosa super interessante è che Google Optimize ha tra gli obiettivi proprio le entrate generate con Google AdSense. Quindi noi possiamo andare a fare degli A/B test, quindi con delle varianti, e vedere quale delle varianti genera più entrate con i nostri banner pubblicitari di Google AdSense. E qui veramente non ci sono limiti ai test. Voglio farvi un esempio per farvi capire che veramente il nostro test può arrivare a qualunque livello. Una delle cose più interessanti che io vi invito a testare è la grandezza dei font degli articoli e lo spazio di interlinea. Perché quello che mi sono accorto dalla mia esperienza è che modificando l'interlinea che c'è delle righe e anche la grandezza del font, cambiano le entrate generate con Google AdSense, cambia sia il costo per click, cambia il numero di click che riceviamo sui nostri banner pubblicitari. A volte non c'è neanche un perché. E quando facciamo dei test di questo tipo, il perché lo possiamo cercare, dobbiamo provare a indagarlo, ma poi alla fine quello che dobbiamo, diciamo, seguire è il risultato. Se funziona, ci sarà un motivo. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fondamentalmente testare qualunque, cioè tutti gli aspetti del nostro sito, più varianti testiamo, più test facciamo, più possiamo arrivare a aumentare le nostre entrate. Ovviamente qui, ancora una volta, dobbiamo utilizzare la regola aurea di tutti i test, ovvero testare una singola variazione alla volta. Cosa significa questo? Se vogliamo testare, per esempio, la grandezza del font, non ha senso testare contemporaneamente un font carattere 16, 18 e intanto testare anche il colore del titolo, perché sennò il nostro risultato sarà sempre un risultato da cui non riusciamo a capire quali due elementi ha influenzato veramente il risultato stesso. Quindi, quando facciamo un test con Google Optimize, una sola modifica, quindi variante originale, variante con modifica, si finisce il test, si seleziona la variante che performa meglio e soltanto dopo si fa un ulteriore test con ulteriore variabile da testare. Questo ci permette, come tutti gli esperimenti scientifici, di, diciamo, bloccare quanto più possibile tutti i parametri e capire come quanto quel singolo parametro che stiamo modificando influisce sul nostro risultato. In ogni caso, Google Optimize, anche qui c'è poco da dire, cioè è veramente intuitivo e semplice da utilizzare, si installa in 2 secondi ed è ciò che è uno degli strumenti forse più interessanti perché nel giro di poco tempo ci dà un dato reale, diretto su quelle che sono le performance del nostro blog. Poi ripeto, si può testare veramente di tutto. Esempio, inserisco o no gli articoli correlati alla fine dell'articolo, vediamo quanto genera il mio AdSense più o meno. Piuttosto che quanti commenti mostro sotto un articolo, ne mostro 2, ne mostro 15, ne mostro 50 allungando la mia pagina all'infinito, quanto questo influisce sulle mie entrate di AdSense. Quindi possiamo veramente fare un'infinità di test e in questo modo andare a aumentare, diciamo, quelle che sono le nostre entrate. Punto numero 3, che anche qui è un punto che ho già accennato prima, cioè che dicevo uno dei motivi per cui ho incontrato nella mia carriera di hosting e ci siamo legati, oggi forse ci troviamo anche qui per questo motivo, e che ha a che fare direttamente con i monoblog in generale e con AdSense in particolare, è la possibilità, anzi la necessità, quando si scala un business digitale, di scalare anche il proprio server. Perché questo? Perché diciamo che esiste una correlazione diretta che io ho. Continuo a testare su tutti i miei progetti editoriali fra diciamo, le performance che ha un sito e quindi il server che c'è dietro e poi i risultati che si ottengono in termini di monetizzazione. Questo vale per AdSense, ma vale anche per le affiliazioni. Il concetto è semplice e anche abbastanza, diciamo, banale, nel senso se io passo una categoria superiore e ho quindi devo accogliere nel mio hotel non più 10 persone, 10 ospiti, ma 100 ospiti, avrò bisogno anche di una struttura più grande, avrò bisogno dei servizi migliori e di un personale più preparato.
Ecco, diciamo che la struttura, la base di qualunque progetto editoriale online, quindi di Moneyblog, è proprio il server. Il server è la macchina su cui noi facciamo girare i contenuti, ha a che fare con l'esperienza utente, ha a che fare quindi col tempo di caricamento di una pagina, ha a che fare anche con il segnale che noi diamo a Google. Cioè io quanto sto investendo sulla mia macchina e quanto quindi poi posso pretendere di guadagnare. Se io investo nel mio hotel 100 euro per ristrutturarlo, sicuramente mi aspetterò un prezzo delle stanze diverso dall'hotel accanto che ha investito 10 milioni di euro nella struttura. Quindi già l'investimento è un segnale al netto proprio anche del risultato della qualità di un progetto. E la stessa cosa avviene per i money block e per le entrate con AdSense. Perché se lo vogliamo riprodurre come in questo grafico, dove ho messo nell'asse delle Y il numero di visite e quindi l'uso della banda, e dall'altra il tempo, ci rendiamo conto che più passa il tempo e maggiore è il traffico che noi portiamo sul nostro sito, maggiore sarà la necessità di cambiare server e di fare un upgrade verso un server più performante. Aggiungo di più che se fate questo step di crescita all'interno del vostro progetto editoriale, del vostro money block, vi renderete conto che a poco tempo di distanza dal momento in cui voi fate un upgrade di server, noterete un aumento del traffico all'interno del vostro sito senza fare nessun'altra modifica. Cioè semplicemente il cambiare server e avere un server più performante aumenta le visite del sito, il tempo di permanenza sulla pagina e il numero di pagine viste. Quindi migliora tutti i parametri del sito. Ovviamente dobbiamo darci un'idea di un parametro che ci dice sì, ma quando faccio l'upgrade, quando cambio server, come capisco che è il momento di fare questo ulteriore step? Il primo è un dato che potremmo dire figlio dell'intuizione. Quindi quando il nostro progetto non cresce più ed è in una fase di stallo, probabilmente possiamo iniziare a immaginare di fare questa ulteriore modifica, questa implementazione, quindi un upgrade di server, e arrivare ad avere cambiare server e quindi fare un ulteriore step di crescita e di qualità. Il parametro invece oggettivo che possiamo utilizzare è quello dell'uso della banda, dell'utilizzo della banda del server. Quindi banalmente nel nostro pannello di gestione del server possiamo vedere quando abbiamo saturato tutta la banda che quel server ci mette a disposizione. Tra l'altro la cosa interessante è che io ho scoperto, ho testato come esperienza diretta questo aspetto e quindi quanto sia importante avere un server che performa per riuscire a monetizzare con AdSense. Proprio all'inizio della mia esperienza, quando avevo i miei primi money blog, ormai sono passati 10 anni, e mi sono trovato a un punto in cui tutti i servizi di hosting con cui lavoravano mi offrivano un qualcosa che mi faceva andare storto tutto. Ho avuto down il sito per un paio di giorni, un altro con un'assistenza che non funzionava. Veramente ho girato diversi provider, fino a quando non ho conosciuto Behosting e abbiamo iniziato a collaborare, e quella per me è stata la svolta. Già la scelta del loro hosting come primo hosting mi ha permesso di fare un salto di qualità in termini di monetizzazione e di entrate proprio che generavo, sia tramite AdSense che tramite affiliazioni, che sinceramente prima non avevo mai avuto. A quel punto poi ho iniziato a lavorare nell'ottica di voler scalare anche la macchina, quindi il mio server e non soltanto i miei contenuti o la qualità di quello che stavo offrendo, e facendo vari test proprio ho constatato che in maniera diretta lavorare con dei server performanti è ciò che poi ti permette di funzionare. E tutto questo ancora di più diventa vero oggi quando, come dicevo prima, Google tiene sempre di più in considerazione quella che è l'esperienza che un utente fa all'interno del sito. E in questo caso la velocità di caricamento di una pagina, il tempo con cui i singoli elementi di una pagina vengono mostrati, piuttosto che appunto la velocità di completamento di una pagina all'interno del sito, diventano dei fattori determinanti che Google tiene e terrà sempre più in considerazione. Quindi a questo punto diventa fondamentale ragionare proprio sull'ottimizzazione sì del contenuto ma anche della macchina che poi permette al contenuto di esistere. Grazie, in questo momento ci fermiamo con la presentazione, io sinceramente non ho visto più altro, vediamo se c'è qualche domanda. Intanto torniamo full screen, ecco, io ho perso completamente like, domande, perché avendo la presentazione davanti non vi vedevo più. Intanto ciao a tutti, ciao Francesca, vi saluto adesso, Federico, ha senso domande, ha senso inserire AdSense su un e-commerce? L'obiettivo sarebbe quello di recuperare un po' dell'investimento in Facebook Ads. Massimiliano, ma ti dico Massimiliano, in realtà su un e-commerce eviterei,
Quando parlo di money blog, appunto mi riferivo a una categoria specifica. Quindi su un e-commerce credo che Banner AdSense non rientri quasi in nessun caso. Poi dovremmo andare a vedere se c'è un caso specifico e magari entrare nel merito, però tendenzialmente direi di no. Ah, tra l'altro Massimiliano chiede sempre, noi lo usiamo da poco su anyreality.it. Che affiliazione recurring useresti? Ma ti dico, Massimiliano, non lo so, però ti posso dire cosa fare per trovarlo. È esattamente quello che vedevamo prima, cioè andare a vedere un attimino AdSense che tipologie di banner o di contenuto pubblicitario inserisce all'interno di determinate pagine e vedere se c'è qualcosa di interessante che appunto qualche brand o qualche azienda interessante e vedere se loro hanno un programma di affiliazione. Ovviamente qua bisogna stare attenti perché AdSense inserisce dei contenuti sia per diciamo contesto, che è quello che ci interessa a noi, quindi andando a vedere quello che è il contenuto all'interno della pagina e posizionare quello che più interessa. D'altra parte spesso fa vedere dei contenuti che vengono fuori dalla cronologia del singolo utente, quindi che non hanno a che fare col contesto. Però andando a fare un'analisi di questo tipo sicuramente è interessante vedere proprio effettivamente che tipo di contenuto viene fuori in automatico dall'algoritmo di AdSense sul mio sito, vado a scoprire quali sono i brand, entro nei loro siti e solitamente si va in fondo nel footer, si riesce a vedere un attimino se c'è un programma di affiliazione, c'è scritto solamente affiliazione oppure partnership o qualcosa del genere, lì possiamo andare a trovare degli spunti interessanti per trovare appunto dei programmi di affiliazione alternativi. Federico, io uso gli annunci automatici perché non ho idea da dove cominciare per inserire i banner. Consigli per un plugin WordPress dritte per gli annunci? Eccola qua la domanda di Federico. Ma guarda, Federico, allora, come dicevo prima, io sconsiglio l'utilizzo dei banner automatici. Se proprio non hai idea di da dove cominciare, sulla guida ufficiale di Google AdSense c'è una pagina sul posizionamento degli annunci che ti dà giusto due o tre dritte sui banner principali. Però, se non hai voglia neanche di fare questo, la cosa che devi fare è iniziare a fare i tuoi test e trovare le tue posizioni, per come hai fatto il tuo blog, per il tema che hai scelto, per un po' tutto, diciamo, il tuo ecosistema. Quindi, come farei al tuo posto? Entra sul tuo sito, fatti degli screenshot di come Google in automatico inserisce i banner nel tuo sito e poi li inserisci manualmente. Li inserisci manualmente e nelle stesse posizioni. E da lì cominci per fare dei test, quindi modifichi il primo e lo sposti piuttosto che sulla destra, un po' più in basso, e fai un test. Finito il test, scegli la versione migliore e passa al test successivo. E cerchi di testare quante più variabili possibili. Tra l'altro, la cosa interessante dei test è che non è che per forza, diciamo, hanno un senso che sta dietro al test. Cioè, a volte le robe che sembrano assolutamente folli o che non potrebbero mai funzionare, poi effettivamente funzionano. Quindi la cosa migliore da fare è sì partire da qualcosa, in questo caso quello da cui puoi partire, come ti dicevo, è il modo in cui Google posiziona in automatico gli annunci, però prenderne possesso e iniziare tu a gestire un attimino tutto il posizionamento con i vari A/B test. Per quanto riguarda i plugin WordPress, ce ne sono veramente tanti e più o meno tutti validi. Sinceramente, inserire forse il codice manualmente è la cosa più interessante, se no c'è il plugin ufficiale, quello di Google, che però, se non sbaglio, non permette un posizionamento specifico. Ti dico, più o meno uno equivale all'altro. Cambia poco, lo strumento è veramente una cosa, diciamo, secondaria. Ciò che conta è appunto quello che dicevo prima, cioè dove li andiamo a inserire e come li gestiamo. Tra l'altro, se proprio devi scegliere un plugin, cercane uno che ti permette quanto più possibile di scegliere tu la posizione degli annunci, perché magari alcuni plugin non hanno tutte le posizioni possibili, e prima di sceglierlo, soprattutto se magari è a pagamento e quindi dovrai pagare un minimo, di cercare se è compatibile col tema che stai utilizzando. Sicuramente hai scelto un tema WordPress, se vai sulle domande e risposte del tema, sull'assistenza, magari manda anche un'email a chi ha creato il tema, chiedigli qual è il plugin migliore, più compatibile col tema che stai utilizzando, in modo da evitare conflitti una volta dopo averlo installato.
Cello chiede alternativa ad AdSense che consentono la pubblicazione di argomenti non graditi da Google, esempio alcolici, farmaci. Ma guarda qua, ti dico Cello, sicuramente è complicato trovare dei network dove fondamentalmente si lavora con più nicchie che in automatico danno l'argomento, e quindi parliamo un po' di Google AdSense, cioè di modello di Google AdSense. In quei casi probabilmente ha più senso lavorare o con le affiliazioni, però anche qui difficile, o piuttosto su questi argomenti delicati. Solitamente i money blog monetizzano con dei rapporti diretti, quindi contattare direttamente dei brand o delle attività interessanti che possono essere in target col blog, col tuo money blog, e trovare dei rapporti commerciali diretti con loro. Questo sicuramente per gli argomenti delicati è quello che consiglio di fare. Vediamo se c'è qualche altra domanda. Bene, penso che ci siamo. Ops, ho sbloccato qualcuno per sbaglio, non so come. Prego, Cello, figurati. Ma 18:50, io intanto vi ringrazio per essere stati qui. Siamo stati un bel po', tutti collegati. La diretta si potrà rivedere, perché rimarrà, ovviamente, la troverete anche sul canale YouTube di Vhosting. Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata e ci vediamo presto. Ciao a tutti.